Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo veramente Gesù della sua presenza. Siamo in questo secondo giorno della novena dell'Immacolata. Preghiamo con Maria Santissima, con gli Apostoli, i Santi Discepoli. E in particolare stiamo proprio contemplando e adorando lo Spirito Santo. E veramente chiediamo questo dono, il dono dei doni, che è lo Spirito Santo, che è la persona dello Spirito Santo, che è il primo e più importante dono che il Padre e il Figlio hanno fatto veramente all'umanità, alla creazione proprio. E allora ecco, adesso facciamo proprio un attimo di silenzio. Qualunque intenzione portiamo a cuore, la consegniamo proprio nelle mani dell'Immacolata e chiediamo veramente che su tutte queste intenzioni, su tutta la Chiesa, su tutta l'umanità, su tutta la creazione, scenda proprio lo Spirito Santo. Chiediamo proprio con Maria, è veramente una nuova Pentecoste proprio, perché solo lo Spirito Santo può dare la vita che tutta l'umanità si aspetta, quella che proprio anela, la vita nuova. È una vita dove il male viene vinto e trionfa veramente Gesù Cristo. Allora oggi, proprio con Maria, vogliamo meditare per comprendere meglio l'azione dello Spirito Santo. È Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 16, e versetti dall'8 in poi, e qua dice Gesù in persona, parla dello Spirito Santo e dice: quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me. Riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Allora, ecco, è molto importante. Qui Gesù, proprio in persona, ci fa comprendere cosa significa quando lo Spirito Santo scende su una situazione, scende su una persona, scende su una famiglia. Che cosa compie lo Spirito Santo? E quindi che cosa possiamo chiedere, no? Allora, Gesù dice che lo Spirito Santo, la prima cosa che fa, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato. Riguardo al peccato perché non credono in me. Allora, ecco, questo è molto importante. Noi pensiamo che il primo peccato, noi pensiamo subito ai 10 comandamenti, no? E questa è una cosa giusta, perché i 10 comandamenti sono proprio quello che Dio ha mostrato, no? Gesù dice: chi mi ama osserverà i miei comandamenti, lo dice proprio Gesù in persona, sempre nel Vangelo di Giovanni. Però nella lettera di San Giovanni si dice una cosa bellissima. Dice che il primo comandamento non sono i 10 comandamenti, ma San Giovanni dice che questo è il comandamento: credere nel Figlio unigenito che il Padre ha mandato. Cioè, il primo comandamento è credere in Gesù Cristo. Questo è molto importante. Poi, una volta che tu hai creduto in Gesù e l'hai accolto, per amore suo osserverai pure i 10 comandamenti. Ma ricordatevi che i 10 comandamenti da soli non possono rendere giusti, perché nella lettera ai Romani si dice, capitolo 4, che è la fede in Gesù Cristo che rende giusti, cioè che giustifica. E proprio perché giustifica, come ci insegna la Chiesa, giustifica significa che ci giustifica e ci libera quindi dai peccati. Per esempio, quando si riceve il battesimo, no? E quindi ricevere il battesimo, che significa? Significa accettare Gesù Cristo, no?
Quindi si riceve il battesimo perché si crede in Gesù Cristo, si crede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Il battesimo giustifica, cioè libera dai peccati, quindi ci rende giusti, ma per la fede in Gesù Cristo, e quindi ci infonde la fede, la speranza e la carità. E la carità ci dà la grazia di osservare anche i 10 comandamenti e tutto quello che Cristo e la Chiesa comandano, no? Ma la prima cosa, il vero peccato, la fonte di tutti i peccati, quello che sta a principio di tutti i peccati, anche dei peccati dei 10 comandamenti, è il fatto che non si crede in Gesù Cristo come figlio di Dio, cioè come Dio, cioè non si accetta Gesù come il Salvatore. Cioè tu invece di credere che è Gesù che ti salva dalle tue dipendenze, dal tuo peccato, dai malefici, dalle azioni sataniche, invece di credere che è lui il Salvatore, tu pensi che ti puoi salvare, tra virgolette, se ti comporti bene. E invece comportarsi bene è giusto, ma se tu non comprendi che è Gesù il Salvatore, cioè che è lui che ti salva, altrimenti te da solo non puoi fare niente, praticamente la tua fede è come storpia. Invece tu devi sapere che proprio perché Gesù è il Salvatore, lo Spirito Santo ti insegnerà prima di tutto ad accogliere Gesù come Signore, come Salvatore. E proprio perché il Salvatore ti insegnerà a pregarlo perché ti salvi, ad adorarlo perché lui è veramente colui che è andato in croce per te per salvarti. Quindi ricordatevi sempre, la prima cosa di cui vi parla lo Spirito Santo quando viene è Gesù Cristo. Lo Spirito Santo, il suo primo compito è farti credere e amare Gesù e fartelo accogliere nel cuore come Signore, come Salvatore. Lo Spirito Santo ti invita a ricevere il Santo Battesimo e quindi poi tutti i sacramenti e quello che è il cammino di ogni persona credente, no? Così come avviene proprio nella Chiesa, no? Nella Chiesa Cattolica. Ma la prima cosa, lo Spirito Santo, la prima cosa di cui parla non sono i comandamenti. Ma la prima cosa di cui ti parla è una persona, perché Dio è amore, dice San Giovanni. La prima cosa di cui parla è dell'amore che tu devi avere nell'accettare Gesù, nel lasciarti amare da Lui che ti giustifica, che ti libera dai peccati, che ti libera dai mali. E poi, come risposta a questo amore, tu osserverai i comandamenti e tutto quello che la Chiesa e Dio comanda. Ma questa è solo una risposta. Ma la prima cosa di cui ti parlerà lo Spirito Santo è del tuo rapporto con Gesù. Cioè, chi è Gesù per te? È un brav'uomo? È un uomo di fede? O è il tuo Dio, veramente il tuo Signore? Quindi se è il tuo Dio, se è Dio ti può pure salvare, quindi è il Salvatore, è Signore, è il tuo Re, è il tuo tutto. Ecco, lo Spirito Santo, la prima cosa che fa è questa, ti porta a credere e ad amare Gesù. Chiediti oggi veramente, come disse Gesù agli apostoli, chi dice la gente che io sia? Ecco, chiediti chi è Gesù per te? Mi ricorderò sempre, una volta stavo in parrocchia e a un certo punto stavo mangiando e avevamo la finestra aperta perché era estate, era caldo. E si sentiva sotto due persone ad alta voce discutere. C'era un cristiano, un cattolico e un musulmano. E la cosa incredibile è che il musulmano diceva al cristiano: guarda che per voi Gesù è Dio. E il cristiano diceva praticamente che non era così. A un certo punto mi sono dovuto alzare, mi sono affacciato dalla finestra e gli ho detto al cristiano: guarda che c'ha ragione il musulmano, eh? Per noi Gesù è Dio, è il Salvatore, non è semplicemente un profeta, per noi è Dio, perché se non fosse Dio non ti potrebbe salvare, perché solo Dio può perdonare, quindi salvarti dai peccati, solo Dio può guarire dalle malattie, solo Dio può liberare dai demoni, solo Dio può santificarti, se non fosse Dio
San Paolo dice: la nostra fede sarebbe vana, perché se non fosse Dio non sarebbe neanche risorto, perché solo Dio può risuscitare dalla morte. Allora, questo è molto importante. In questa novena proprio, Immacolata, chiediamo che lo Spirito Santo scenda e convinca il mondo riguardo al peccato, ma il peccato più grande, quello che è alla fonte di tutti gli altri peccati, è che Gesù non è accettato e non è riconosciuto come Dio. Questo è il peccato più grande di tutti, è per questo che il mondo sta nelle tenebre, perché non accetta Gesù come Dio. Gesù dice: io sono la luce del mondo. Chi segue me non starà nelle tenebre, ma chi segue lui. Ma se non si segue lui, praticamente si rimane nelle tenebre. Quindi oggi la prima cosa preghiamo per tutte quelle persone che non hanno conosciuto e amato Gesù. E chiediamo che lo Spirito Santo scenda, perché lui ha proprio questo compito, questa missione: convincere queste persone che il peccato più grande è non conoscere e amare Gesù, e quindi aiutarle proprio a scoprire il dono più grande che esiste insieme allo Spirito Santo, che è Gesù Cristo, che è Dio. Poi la seconda cosa qui dice lo Spirito Santo, quindi la prima cosa ti fa credere e amare Gesù. Poi la seconda cosa è lo Spirito Santo dimostrerà le cose riguardo alla giustizia, riguarda la giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. E questa è una cosa tanto importante. Allora, nel momento in cui Gesù è andato al Padre e non è più visibile, perché non è che lo vediamo più, com'è il suo nuovo modo di stare con noi? Allora, quando Dio ci libera dal peccato, noi veniamo giustificati. E nella nostra anima viene ad abitare lo Spirito Santo. Quindi da quel momento Gesù è presente a noi attraverso lo Spirito Santo, cioè Gesù è andato in cielo e nel nome suo ha mandato col Padre lo Spirito Santo, il quale dimora proprio dentro di noi ed è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi la seconda cosa di cui convince lo Spirito Santo, lo dice San Paolo: lo Spirito Santo attesta al tuo spirito che sei figlia di Dio, cioè lo Spirito Santo è dentro di te, sta sempre con te e quindi ti custodisce, ti protegge all'ombra delle sue ali, ti custodisce come la pupilla dell'occhio di Gesù. Ricordati, lo Spirito Santo ti custodisce come custodiva Gesù. Guardate, questa è una rivelazione pazzesca, eh? E solo lo Spirito Santo vi può convincere di una cosa così bella, perché ditemi chi ci crede che io sono custodito come custodito Gesù Cristo. Tant'è vero che Gesù dice: il Padre vi amerà come ha amato me. Quindi se ci amerà come ha amato Lui, vuol dire che ci darà le stesse cose che ha dato a Lui. E quindi noi siamo protetti dallo Spirito Santo come se fossimo proprio Gesù, e non come se fossimo. Noi siamo il corpo di Cristo, veramente lo Spirito Santo, abitando dentro di noi, ci rende tutti quanti membra di Cristo e quindi corpo di Cristo. Lo Spirito Santo a lui lo custodiva come il capo del corpo e a noi ci custodisce come le membra del corpo, come se fossimo la mano del corpo, il piede del corpo. Vi rendete conto? Quindi lo Spirito Santo, quando scende, prima di tutto ti fa credere e amare Gesù. E una volta che tu accetti Gesù, vieni battezzato, sei giustificato e lo Spirito Santo abita dentro di te. E questo fa sì che il Padre ti amerà come ama Gesù, e quindi ti custodirà come Gesù, ti amerà come Gesù. Quando preghi ti ascolterà come Gesù. Quando dai ordine ai demoni libererai come Gesù. Quando preghi per guarire le malattie e ti ascolterà come se fossi Gesù. Ma ti rendi conto di quello che ti sto dicendo? Tu adesso che sei magari malato o malata, no? Ma tu quando pregavi pensavi che il Padre ti ascoltava come Gesù? Io sono sicuro che ti verrà magari da dire: mamma mia, ma io so sempre a Dio, ma chissà se Dio mi ascolterà, perché magari la mia preghiera non è degna. Ecco, ricordate oggi che tu non preghi a nome tuo. Tu non preghi, che ne so, nel nome di Giovanna.
preghi nel nome di Gesù e quando preghi nel nome di Gesù, lo Spirito Santo prega con te e quindi il Padre ti ascolta come se in te, come se pregasse Gesù. Perché? Perché preghi nel nome di Gesù e quando preghi nel nome di Gesù lo Spirito Santo intercede per te con gemiti inesprimibili. E quindi quello che manca a te nella tua preghiera lo mette lo Spirito Santo. Le sapevi queste cose? Ecco. Ecco perché lo Spirito Santo deve convincere il mondo di questo, perché sono cose talmente belle che solo lo Spirito Santo ti può convincere di cose del genere, altrimenti ma chi ci crede che quando prega il Padre l'ascolta come se fosse Gesù? Ma questa è la verità, perché qua, tu non preghi a nome tuo, tu preghi nel nome di Gesù. E quindi quando dici io Padre ti prego nel nome di Gesù, lo Spirito Santo sente il nome di Gesù e subito dice mi devo associare a questa preghiera perché è fatta nel nome di Gesù Cristo, il Salvatore, il Signore. E quindi il Padre ti ascolterà come se fossi Gesù, ti esaudirà come se fossi Gesù. Ti aiuterà come se fossi Gesù, ti proteggerà come se fossi Gesù, ti libererà come se fossi Gesù, ti tratterà come il corpo di Cristo. E quindi prega nel nome di Gesù Cristo e la sua preghiera è raccolta e presentata divinamente dallo Spirito Santo al Padre. Cioè lo Spirito Santo intercede per voi con gemiti inesprimibili. Guardate che queste sono cose pazzesche. Cioè io spero che chi sta a sentire cominci a saltare di gioia. Da oggi smettila di fare tutte, tra virgolette, scusate la parola, solo così fraternamente, lagne. Chissà se Dio mi ascolta, chissà se Dio, chissà se sono degno. Tutte cose giuste. Se tu hai dei peccati, vatti a confessare per carità. Ma sappi che qua il Padre a noi ci vede attraverso lo Spirito Santo e quindi vede in noi Gesù e ci tratta come Gesù. Meditaci su questa cosa perché ti cambierà la vita, eh. Vedrai che adesso quando pregherai, pregherai in esultanza perché dirai, mamma mia, io adesso non prego a nome mio ma nel nome di Gesù e adesso lo Spirito Santo pregherà con me. Io c'ho Dio, lo Spirito Santo che prega con me, intercede per me con gemiti inesprimibili. E quello che ti mancherà a te lo metterà lo Spirito Santo. Quindi la tua preghiera diventerà perfetta davanti a Dio perché è fatta nel nome di Gesù. Quindi perfetta significa esaudibile proprio. Ma ti rendi conto? Ecco, salta di gioia, alleluia. Poi, l'ultima cosa, lo Spirito Santo vi convincerà, vi dimostrerà riguardo non la giustizia ma il giudizio, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è stato cacciato fuori, è stato già condannato, sottolineo, già condannato. Ecco lo Spirito Santo, un'altra cosa di cui ti convince quando scende è che i demoni sono stati cacciati, sono stati vinti già. E tu, dato che il Padre ti tratta come Gesù, tu hai autorità, dice Luca, su Satana, tutti i suoi serpenti, scorpioni e tutta la sua potenza. E l'autorità ce l'hai nel nome di Gesù, naturalmente, non nel tuo nome, perché tu se non c'hai niente, come c'ho io, ma nel nome di Gesù noi abbiamo autorità. Però con lo Spirito Santo ti deve convincere di questo, perché è una cosa talmente troppo bella che gli apostoli, dopo che hanno saputo questa cosa, i discepoli, esultavano di gioia e Gesù gli ha detto: non gioite tanto di questo, ma che i vostri nomi sono scritti in cielo. Che significa? Significa che voi avete autorità sui demoni, perché i vostri nomi sono scritti in cielo, cioè nel cuore di Dio. Ed essendo scritti in cielo siete figli di Dio e per questo avete autorità sui demoni. Cioè l'autorità sui demoni è meno che essere scritti in cielo. Perché? Perché noi siamo scritti in cielo significa che il Padre ci tratta come Gesù. È per questo che abbiamo questa meraviglia anche dell'autorità sui demoni per cacciarli. Ma la cosa di cui deve convincere lo Spirito Santo è che i demoni sono stati già spogliati e vinti. Quello che bisogna abbattere sono le fortezze che ancora sono nella mente e che fanno sì che questi demoni possano praticamente tormentare
E naturalmente quello che già ho spiegato nelle catechesi, noi nel nome di Gesù Cristo, insieme con la Chiesa, con i sacramenti, con tutto quello che Dio ci dà attraverso la Santa Madre Chiesa, noi abbiamo la grazia dello Spirito Santo, che è la grazia onnipotente, proprio per abbattere tutti i nemici. Noi abbiamo nel nome di Gesù l'autorità di abbattere Satana, tutti i suoi serpenti, scorpioni e la sua potenza. E anche se la sua potenza viene attraverso 3.000 malefici, è sempre la potenza di Satana, e noi su tutta quella potenza, dice Gesù, abbiamo autorità per vincerla. Infatti Gesù dice, avete potere di schiacciare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico. Se in un maleficio c'è tutta la potenza di Satana e dell'inferno, noi abbiamo l'autorità per vincerla, perché il nome di Gesù è più grande del nome di Satana. Ecco, quando senti queste cose, salta di gioia. Ma tu devi sapere che devi invocare lo Spirito Santo perché ti riveli e ti convinca di questo, perché altrimenti ditemi chi è che crede fino in fondo a questo, che veramente vive sapendo che sta in autorità, che siede alla destra del Padre insieme con Gesù e quindi ha autorità su tutti i demoni. Ecco, una volta che tu sai questo, tu non hai bisogno più di angosciarti. Perché Dio ti ha dato veramente l'autorità, perché ti tratta come Gesù, e Gesù ha l'autorità su tutto. Nella scrittura si dice addirittura che Dio ha posto ai piedi dell'uomo tutta la creazione, quindi armenti, animali, cioè anche tutta la creazione è fatta per servire l'uomo, cioè sottomessa al nome di Gesù nell'uomo. Quante volte abbiamo visto che il Signore ha fatto grazie e miracoli anche sulla creazione proprio per mostrare questa verità di cui lo Spirito Santo ti convince. Allora oggi preghiamo che lo Spirito Santo scenda su di noi, su tutto quello che ci può appartenere, e sulla umanità, sulla Chiesa, sulla creazione, perché noi siamo veramente, lo Spirito Santo ci aiuti veramente a credere e amare Gesù come prima cosa, a credere che il Padre quando si rapporta a noi ci vede e ci tratta come Gesù. Questo è quello che dice la parola di Dio. Tu devi credere alla parola di Dio, non a quello che senti tu, alla tua esperienza. La nostra esperienza deve scaturire dalla parola di Dio, non da quello che ci credemo noi. E la terza cosa, lo Spirito Santo ci aiuta a credere che Gesù sulla croce ha vinto tutta Satana e tutta la sua opera, e nel suo nome noi abbiamo autorità per vincere il regno delle tenebre, in tutte le sue forme. Allora ecco, dato che veramente il Padre ci tratta come Gesù, e ci ama, ci tratta come Gesù perché ci ama come Gesù, e lo dice Gesù in persona questo, dice il Padre vi ama come ha amato me, eh? Non dice quasi come ha amato me, no, no. E questo ce l'ha ottenuto Gesù Cristo in croce, morendo per noi, mostrando al Padre le sue piaghe, il suo sangue, e il Padre, vedendo quel sangue e quelle piaghe, ci tratta anche a noi come se fossimo Gesù, perché siamo il corpo di Gesù. Diventiamo corpo di Cristo quando veniamo battezzati, si diventa corpo della Chiesa, quindi il corpo della Chiesa che cos'è? È il corpo di Cristo. Solo che Gesù rappresenta il capo del corpo e noi rappresentiamo tutte le altre membra, no? Quindi questo è molto importante. Allora, adesso, dopo queste meraviglie che abbiamo veramente scoperto, facciamo un attimo di silenzio e chiediamo che lo Spirito Santo scenda proprio ad abbattere tutte quelle fortezze, quelle convinzioni che abbiamo nella testa, quelle immagini disegnate nell'inconscio sbagliate, quelle paure, tutto quello che, tutta quella conoscenza che è dentro di noi e che si oppone perché non vuole farci credere che Gesù è Dio, che il Padre ci tratta come Gesù, e che noi con Gesù possiamo vincere perché Gesù ha vinto tutti i demoni, tutta la potenza di Satana. Ecco, tutta la conoscenza che si oppone a queste tre cose
Noi adesso chiediamo che lo Spirito Santo scenda, l'abbatta, abbatta tutte le fortezze che si oppongono a questo e sottometta la nostra intelligenza a Cristo, come dice 2 Corinzi. Abbiamo le armi per abbattere tutte le fortezze e sottomettere ogni intelligenza a Gesù Cristo. E noi questo chiediamo oggi, che siano abbattute tutte le fortezze in noi, in nostre famiglie, in quello che ci può appartenere, nella Chiesa, nell'umanità, e tutte le intelligenze siano ricondotte all'obbedienza di Cristo affinché ogni lingua possa professare che Gesù è il Signore. Adesso facciamo silenzio. Consegniamo ogni possibile intenzione veramente alla Madonna, o in particolare queste, e tutti insieme adesso vogliamo veramente invocare lo Spirito Santo, proprio perché compia queste meraviglie. Guardate. Oggi vi invito veramente, sentitevi trattati come Gesù, per grazia, perché ce l'ha ottenuto Gesù. Lo so che vi verranno pensieri, ma no, ma non è che ti stai in superbia. No, lo dice Gesù, il Padre vi ama come ha amato me, non è superbia, è verità, la verità vi fa liberi. Non continuare a dare retta alla menzogna che ti dice che non sei all'altezza, che non, ma qua non ti tratta mai come Gesù il Padre. Quelle sono cose che avvengono dal demonio perché si oppongono alla vera conoscenza che viene dallo Spirito Santo, che è la verità. Per questo adesso chiediamo che lo Spirito Santo scenda, abbatta tutte le fortezze e conduca la nostra intelligenza alla sottomissione perfetta a Cristo, perché la nostra lingua professi sempre che Lui è il Signore. Ecco, in questo attimo di silenzio consegniamo tutto nelle mani di Maria. E chiediamo che lei preghi per noi perché veramente nel nome di Gesù scenda lo Spirito Santo su tutto. Alleluia, lo Spirito Santo ci tratta come Gesù e ci dà la grazia quindi, perché ci dà lo stesso amore che il Padre aveva per lui, anche di comportarci come Gesù, quindi di saper pregare come lui, di saper perdonare come lui. Ma noi abbiamo la grazia di comportarci come Lui perché prima di tutto siamo amati come Lui, ricordiamocelo sempre. Dio non ci chiede prima i comportamenti, ci chiede prima di credere che siamo amati. Perché se uno non si sente amato e non scopre questo amore, poi non ha la forza per potersi veramente santificare. Ecco, adesso invochiamo insieme lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti e abbatti tutte le fortezze. Riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni e tutti i carismi, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. E per intercessione dell'Immacolata vi benedica a tutti Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.